Per la seconda volta sono costretto a denunciare una grave violazione della libertà di stampa, ma in questo caso anche delle più elementari libertà sindacali e costituzionali. Ieri la redazione dell'Ora ha indetto 3 giornate di sciopero, in quanto, essendo la nostra società editrice sottoposta a liquidazione, non venivano date risposte chiare, anzi, le uniche proposte che sono arrivate portano nel segno di una seria preoccupazione che la testata finisca proprio nelle mani dello stampatore Umberto De Rosa, che ricordo per la cronaca è colui il quale, diciamo, la notte tra il 18 e il 19 febbraio fece delle telefonate al nostro editore intimandogli di far togliere la notizia relativa all'inchiesta aperta sul figlio di Gentile. Su questa persona che poi annunciò il blocco della rotativa che di fatto impedì l'uscita dell'Ora della Calabria, è in corso, ricordo anche questo, un'inchiesta della Procura di Cosenza per violenza privata. Ebbene, questa persona, diciamo, è stata presentata come la persona che ha anche fatto una proposta, un'offerta, diciamo, una dichiarazione di intenti scritta per acquisire la testata. Per questo la redazione, io stesso con la redazione ci siamo messi in stato di agitazione e quindi abbiamo indetto uno sciopero. A fronte di questo il liquidatore Giuseppe Bibilotti, il quale, diciamo, aveva prima rassicurato alle ore 18 di ieri che la redazione sarebbe stata comunque, diciamo, informata degli sviluppi e anche avrebbe ottenuto le proprie spettanze, invece oggi alle 18.28 ha annunciato non solo il blocco delle pubblicazioni, ma addirittura anche la cessazione dell'attività online. È un mettere i bavagli a questa redazione, è un impedire l'espressione del libero pensiero, ma soprattutto è un atto inaccettabile. Nessuno di noi ha avuto un preavviso di questo e ci sono delle libertà costituzionalmente garantite. Io trovo che sia incredibile, oscuro, inquietante che in una terra come la Calabria possa verificarsi tutto questo. Quindi invoco l'attenzione delle istituzioni ancora una volta, anche se so che spesso è vano qui in Calabria, ma io lo invoco lo stesso, di tutti i cittadini che ci hanno sostenuto nella nostra battaglia per la libera informazione, e invoco specialmente anche il contributo di tutti i colleghi, non solo della stampa calabrese, ma di tutta la stampa nazionale, perché bisogna spezzare quest'asse maledetto che porta a violenze così inaudite in tutta la Calabria. Grazie.